Sul suo profilo Twitter ha questa citazione di Simone Weil: "L'ascolto è la più alta forma di altruismo", e lei lo pratica ogni giorno su TV 2000 all'ora solare, ascoltando e raccontando storie di coraggio, di bellezza e di vita vissuta. È in collegamento Skype con noi questo pomeriggio Paola Saluzzi. Ciao Paola! Bentrovati, bentrovati, Ciao un Paola! bacio. Sono l'unica che benefici di stare senza mascherina, ma solo perché sono a casa e sono da sola, quindi solo in questo caso si può fare. Allora, Grazie del vostro invito. Vorrei saper ascoltare di più anche nella vita, oltre che nel lavoro, ma mi sto perfezionando. bene. Paola, vogliamo farti vedere questo brevissimo RVM di un minuto. Era il 2002, 16 giugno, ti dico solo questo, vediamo la clip. Wow. Della realtà, anche per Dio, il valore della musica che accompagnerà anche questa volta il racconto della vita di un uomo straordinario che oggi, più che mai, in tutto il mondo è stato finalmente salutato il ruolo di santità che nel nostro cuore e ho avuto la fortuna come voi di trovarmi qui anche per questo giorno così speciale, assolutamente unico. Un giorno per il quale davvero tanti, perché è un po' un gioco di squadra. Si vince come si vede oggi, grazie all'impegno, al lavoro, alla disponibilità. Era il 16 giugno del 2002, carissima Paola, ed era il momento in cui hai presentato il musical di Tony Sant'Agata, proprio in occasione della canonizzazione di Padre Pio. Ma 2 anni prima sei giunta qui a San Giovanni Rotondo a presentare un altro concerto in occasione del Sì. primo anniversario della beatificazione di Padre Pio, il concerto di Andrea Bocelli. Due eventi che segnano in qualche modo la conclusione anche di un iter che ha portato il nostro Padre Pio agli onori dell'altare. Come ti senti legata a questo nostro santo? Ma Fra Francesco, il primo viaggio io l'ho fatto a San Giovanni Rotondo con mia mamma e con il mio amico fratello Giuseppe Tramontano, quindi ero, come posso dire, chiusa in un abbraccio perfetto con le persone che sono sempre nel mio cuore. Se non sbaglio, E era proprio mi... presente al concerto di Andrea Bocelli, la tua mamma. Esatto, ero con lei ed è stato un viaggio che volevamo fare, che abbiamo potuto fare grazie a voi, grazie a Padre Pio. E che resta tra le cose belle, realizzate, vissute, che sai, hanno modo di abitare nel cuore senza andare mai via. L'emozione di quella sera me la ricordo bene, di entrambe le sere, la ricordo bene. Il legame con Padre Pio è un legame che c'è dalla nascita, perché era mia mamma che mi parlava di questo grande santo prima ancora che lo facessero santo, con amore, con rispetto, con una capacità di ripetere sempre fatti e vicende che sono diventate pelle per me. Quindi è una devozione forte, grande e sincera. La fede è la bussola della mia vita, hai dichiarato in un'intervista, una fede che ha appunto radici materne, no? Ma sì, perché guardate, ogni volta che parliamo di nostra madre, chiunque di noi lo faccia, e so che c'è una mamma in studio, lo fa in termini che per noi stessi sono straordinari. Parliamo di una mamma. La mia era una donna di fede pura e gioiosa. La mia mamma aveva un concetto e un'idea di fede che mi sono stati, io lo dico sempre, trasferiti col latte. Appunto col latte materno, quindi io non ho mai fatto, ecco, Fra Francesco, io non ho mai fatto la fatica di dover cercare la fede. Questo da un lato è un grande privilegio, dall'altro è un troppo privilegio, non so come dire. Sicuramente lei mi ha passato tutto questo, lei non c'è più, ma vi posso garantire è come se la portassi
costantemente accanto a me in tutte le cose che faccio. È giusto che sia così. Sai Paola, qui in studio abbiamo anche un'altra grande mamma, penso che tu l'abbia conosciuto, no? Maria Lucia Ippolito, la cui forza e tenacia nella preghiera è riuscita, insieme a tanti che si sono, ecco, insieme con lei, accomunati nella preghiera, sono riusciti ad ottenere per intercessione di San Pio il miracolo che ha portato Padre Pio al riconoscimento della santità. Quindi io penso che più di Maria Lucia, ecco, nessun altro può capire queste parole anche che stai dicendo a proposito di tua madre. È bello quello che tu hai detto ed è così. E il legame con le mamme davvero è inspiegabile, a volte non si riesce nemmeno ad esprimere e a raccontare con le parole. Sì, perché rubo solo un istante, perché noi possiamo diventare, ed è bello quando si riesce a diventare tanto grandi in età, perché vuol dire che si ha ancora la mamma al proprio fianco, ma noi, come la nostra, come nostra madre impara l'odore della nostra pelle appena nasciamo, anche noi impariamo quel profumo. E intendo dire tutta la capacità di restituire vita, ecco, questa mamma coraggiosa, tenace, carica di fede, che ha creduto nella guarigione di suo figlio. È indimenticabile per il figlio stesso, non so come dire, e questo non toglie nulla ai papà, io ci tengo a dirlo, perché mio papà diceva sempre, io, era tutto un parlare della mamma, no? Però ecco, intendo dire, tu impari l'odore dei pensieri di tua madre, e quindi torna immediatamente quando hai bisogno, quando piangi, quando avresti voglia di chiamarla al telefono, quando avresti voglia di vederla, ti basta chiudere gli occhi e tua madre è lì con te. È la magia, fatemi usare questo termine, è la forza, dell'amore. È la forza dell'amore, sì, dell'amore più alto, dell'amore più grande. Certo, Maria Lucia, ti vedo commossa. È di forza, di amore, di coraggio, di tenacia. Sono tante le storie che ascolti nel tuo angolo Allora Solare su TV 2000, Paola. Sì. Tante storie di personaggi famosi e anche gente comune. Ma quanto è bello raccontare le storie? È meraviglioso. Io vi ringrazio intanto anche per questa possibilità che mi date di parlare di un lavoro che definisco con, come posso dire, con gioia, lavoro sartoriale. Noi abbiamo con TV 2000, con una redazione, lo voglio dire, lo voglio sottolineare, di ragazze, di persone bellissime che non smettono mai un giorno di dire andiamo a cercare, andiamo più in fondo a questa storia, andiamo a capire come andarla a trovare, questa storia, questa persona. Ecco, questo è il lavoro sartoriale. Quando fai qualcosa tutto cucito a mano, hai tempo, modo di portarlo sotto pelle, di conoscere, di capire e di imparare. Vedi Paola, tu mi parlavi dell'ascolto, come vedete io sono una grande chiacchierona, quindi devo imparare a stare pure zitta, perché ascoltare vuol dire essere in silenzio. Però quello è un ascolto fondamentale, perché da tutte queste storie io porto via, io e gli spettatori, esattamente come il lavoro che state facendo voi, si porta via qualcosa che poi nel momento in cui ne hai più bisogno hai nel tuo specchietto retrovisore e impari tantissimo. E a questo proposito, Paola, quale storia o personaggio o testimonianza ti ha colpito di più rispetto alle altre? Ma guardate, io credo che fosse l'anno scorso, ho conosciuto due genitori, Ugo e Titina, che hanno perso il loro figlio in quello scontro frontale che ci fu fra due treni. È un incidente che ricorderete tutti di qualche tempo fa. Eravamo proprio in Puglia Molise, questo ragazzo era molisano. Mi ha colpito di questi genitori il fatto che avessero trasformato, non immediatamente,
ma avessero trasformato questo dolore che non ha una definizione. Tu perdi un figlio e non c'è un nome che ti rappresenti. Puoi essere orfano, puoi essere vedovo, però quando perdi un figlio non c'è un termine. Loro hanno, con il loro parroco, hanno iniziato in Burundi la costruzione di casette in muratura e mettevano insieme i soldi chiedendoli ad amici, hanno creato una fondazione. Quanto è importante creare una fondazione? Hanno costruito queste piccole case in muratura, hanno costruito una scuola, hanno costruito una chiesa, hanno costruito un piccolo centro di pronto soccorso con i letti, con le lenzuola belle bianche dove le mamme vanno a partorire e le persone vanno a farsi curare. E adesso vogliono costruire una palestra nel nome del figlio per aiutare i bambini che soffrono di disabilità in luoghi dove la disabilità è uno stigma, dove ti allontanano dal gruppo. Allora, da tanto dolore, io mi sono trovata davanti due montagne. Era come se io vedessi doppio, era come vedere due Everest davanti a me. E credetemi, non sapevo più che cosa dire. Non era solo la commozione, io non capivo più dove andare a cercare le parole. Allora, credo che storie come queste siano da sottolineare, raccontare, è quello che fate voi, no? Ogni giorno. Perché si comprenda che il male è ovunque, ma il bene ha una forza. Fatemelo dire, il termine non è carino, il bene asfalta il male, proprio gli passa sopra così. Veramente. Bella. Questa ce la segniamo, Paola. Grazie Paola, davvero bella quest'ultima testimonianza. Sono proprio d'accordo con te. Abbiamo bisogno di raccontarci queste cose, proprio perché il bene così si rende concreto, la solidarietà si rende reale. Non parliamo solamente di storie così avulse da ogni contesto, ma di storie concrete di cui la gente ha bisogno per ritrovare anche la forza per andare avanti, soprattutto in momenti difficili e terribili come quelli che hanno vissuto questi coniugi di cui ci hai parlato in questo momento. Grazie. Poi, Fra Francesco, se non lo sai tu questo, mi permetti di dirti una cosa? Sì. Tanto penso che mi troveranno tutti quanti d'accordo. Che bello che tu stia facendo quello che stai facendo, che ti sia stato affidato il compito che ti è stato affidato. Sì, lo so, in questo momento mi stai assolutamente... Non sai da che parte scappare. Sì, infatti. Mi sta voltando, sta cercando un luogo dove fuggire, però io mi ritengo molto fortunata ad averti incontrato fra le milioni di persone che ti incontrano, perché sono milioni quelli che vengono a San Giovanni Rotondo. Ed è bellissimo sapere che tu ci sia, che tu rivesta esattamente questo ruolo. Ecco, questo ci tenevo a dirtelo e ti ringrazio. Grazie Paola. Sai quanto è importante per noi recuperare questo aspetto di un apostolato che lo stesso Padre Pio ha portato avanti quando incontrava uomini e donne del mondo dello spettacolo, non solo, ma della comunicazione. Io credo che sia importante mantenere attivo e alto questo dialogo con chi appunto si impegna a fare formazione e a comunicare comunque attraverso l'arte e la bellezza. Quindi sono contento io di questo momento e soprattutto dell'amicizia che è nata nel nome di Padre Pio. Grazie, grazie, onoratissima, grazie. Grazie Paola, ti aspettiamo a San Giovanni Rotondo. Assolutamente Paola, e ovviamente Paola da adesso, anzi non da adesso, da qualche mese la dobbiamo chiamare signora. Sì, anche è vero, hai ragione. Meravigliosa, allora verrò assolutamente a San Giovanni Rotondo, vi ringrazio per questa possibilità che mi avete dato oggi e permettetemi abbraccio ai vostri ospiti in studio e vi seguo e vi ascolto, grazie. Grazie a te Paola. Ciao, grazie ancora. Bene, con questa meravigliosa testimonianza, linea alla regia, ancora una pausa e poi di nuovo insieme.